Andiamo a Maratea in collegamento telefonico, Pierfranco De Marco della Proloco di Maratea, perché questa sera c'è un appuntamento molto importante, ossia il Gran Galà. Buongiorno Pierfranco. Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio DGS. Sì, questa sera terza edizione del premio La Perla, un premio ideato, creato, quindi organizzato dalla nostra Proloco di Maratea, e in cui si premiano le eccellenze di Basilicata e non solo di Maratea, le eccellenze, cioè attraverso la comunicazione si può fare promozione, si può riconoscere una possibilità di pubblicità al territorio. Secondo noi sì. Quindi attraverso il mondo della comunicazione, se ben fatta, se fatta professionalmente, se fatta con capacità, si può fare promozione del nostro territorio, delle nostre zone, delle nostre cittadine. Quest'anno non a caso... Martino? Sì, prego, prego. Mi senti? Come no? Quest'anno quindi abbiamo confermato la volontà di continuare su questo solco tracciato nelle edizioni precedenti. Abbiamo premiato nella prima edizione con il premio La Perla il giornalista napoletano Tony Avarone per il grande contributo dato alla Proloco di Maratea con alcune iniziative che abbiamo realizzato con la sua collaborazione. Quindi abbiamo voluto riconoscere questo premio proprio per la grande collaborazione e quindi la grande opportunità, ecco, di promozione che ha dato a Maratea la nostra associazione. L'anno scorso l'abbiamo un po' più strutturato il premio, creando una commissione, immaginando delle menzioni speciali, e quindi l'abbiamo arricchito di contenuti e di premi. E il premio La Perla del 2018 è andato al giornalista lucano Gianni Molinari, caporedattore del quotidiano Il Mattino, che come ben sai Martino è il quotidiano del meridione più autorevole della storia. Esatto. E quindi avere un lucano caporedattore della pagina di cronaca del Mattino è un grandissimo orgoglio e prestigio. E quest'anno su questo solco siamo arrivati a promuovere. Innanzitutto parleremo anche di emigrazione. Ecco. Con il Festival delle Spartenze, che è un festival che si strutturerà in autunno e coinvolgerà tre regioni del sud, il Molise, la Calabria e appunto la Basilicata, e ne parleremo con Gigi Scaglione questa sera. Mentre parleremo di un'altra grandissima figura della Basilicata, che è questo Rocco Petrone, figlio di due emigrati negli Stati Uniti d'America, che è stato uno dei perni dell'Apollo 11, quindi dello sbarco del primo uomo sulla Luna 50 anni fa. Ne parleremo con il giornalista Rai Renato Cantore, che ha scritto un libro in merito. Poi entreremo nel vivo del premio, dopo aver dato una targa per i 60 anni di attività al ristorante Tamariuccia, che come ben sai è un rinomatissimo. Esatto, è un grande prestigio di Maratea, il ristorante Tamaruccia, che quest'anno compie 60 anni di attività. Quindi lì parleremo un po' di questa storia e di come si arriva al vertice nel mondo dell'arte culinaria, che oggi anche dai media, da un po' di anni, insomma, è diventata un'attenzione degli italiani molto molto sentita. E dopo entreremo nel vivo nel premio, dove incontreremo per le menzioni speciali Maratea Web Radio, che è una radio locale di Maratea Web, appunto, dove si fa tantissima, diciamo che si basa sull'idea dei nuovi talenti, quindi dell'autoprodotto, degli inediti, e ne parleremo con il suo direttore, a cui daremo questa menzione speciale. Poi una menzione speciale a un'altra radio che tu conosci bene, che è Radio DGS. Per il grande sforzo, la commissione ha voluto riconoscere questa menzione speciale agli amici di Radio DGS, al direttore Francesco Spidà, per il grande sforzo di andare avanti nella propria attività anche
commerciale, quindi radiofonica e commerciale, acquistando una frequenza, allargandosi al Golfo di Policastro, che è sicuramente una grandissima opportunità per tutti noi cittadini, quella di ascoltare una radio del territorio che parla soprattutto del nostro territorio. E quindi questa menzione speciale a Radio DGS. Poi premeremo l'assessore al turismo della città di Matera, come ben sai, capitale europea della cultura 2019, la dottoressa Leantonio, quindi, che sarà con noi e con la quale parleremo di questo suo prestigioso ma davvero delicato ruolo nell'anno della capitale, della sua città capitale europea della cultura. Il premio La Perla alla dottoressa Maria Soave, un giovane talento lucano di Potenza, che dopo gli studi è diventata giornalista del TG1 Rai, che sicuramente è ancora oggi il TG più prestigioso d'Italia. E allora ci saranno per l'appunto grandi ospiti e soprattutto anche Maratea diventa ancora una cerniera, possiamo dire, tra piccole realtà e grandi realtà, perché per l'appunto ricordiamo anche in questi giorni siete stati protagonisti con le giornate del cinema e quindi voglio dire avete avuto anche lì ospiti molto molto importanti, sempre di più. Quindi Maratea diventa, guarda Martino, ecco, l'abbiamo visto nascere questo Festival del Cinema con la Proloco, perché eravamo a fianco alla prima edizione con chi lo organizzava all'epoca. Sì. E avevamo questo sogno, quest'utopia, che poi in realtà ad oggi non è più un sogno, perché aver avuto quest'anno con la Proloco, oltretutto siamo tornati a collaborare con l'organizzazione, aver avuto Richard Gere, un divo hollywoodiano, diciamo tra i maggiori esponenti di questo settore, insomma si cancella la parola utopia e resta un sogno abbastanza realizzato, se non realizzato del tutto. Quindi un po' di soddisfazione anche a livello personale e in rappresentanza della Proloco, che ci ha creduto all'inizio, c'è in questa presentazione. Possiamo ben immaginare, anche perché voglio dire, non è che Richard Gere lo inviti e viene tutte le volte, diciamo, da qualche luogo. Martino, ma davvero lui è l'apice, rubo altri 30 secondi. No, ci mancherebbe. Perché stiamo parlando di un divo hollywoodiano, però aver avuto contatti con Milly Carlucci, con Guerrini, con Carolina Rei, con Elena Sofia Ricci, cioè ti garantisco che è anche avere degli esempi per chi ha determinate passioni, come lo possiamo dire, no? Come noi, quelli sociali, del radiofoni, del radiofoni. Cioè, avere ascoltare Milly Carlucci sia sul palco e sia dietro le quinte, perché poi eravamo là quando la intervistavano in privato, ci siamo fatti una chiacchierata, ti dico che davvero è impressionante la qualità e la professionalità e lo spessore di un personaggio così, quindi davvero tanta soddisfazione, è vero Martino quello che dicevi prima. Possiamo immaginare. Bene Pierfranco, siamo in chiusura e ti voglio far ricordare l'appuntamento di questa sera, quindi prego. Sì, nella splendida cornice, lasciatemelo dire, del porto turistico di Maratea avremo la terza edizione del premio La Perla, lo start è indicativamente alle ore 21. Importante dirlo perché spesso la gente giustamente si informa e chiede, l'ingresso è assolutamente gratuito e libero, quindi vi aspettiamo numerosi per trascorrere una bella serata dove parleremo di cultura e di esperienze davvero davvero fantastiche.